Amici di Giallo Cucina, buongiorno. Mi trovo nella mia cucina e voglio farvi una proposta, ossia di far trovare sotto l'albero questa piccola raccolta di racconti, Natale Rosso Sangue. Insieme a me ci sono degli amici, devo dire, veramente raffinati, a partire dal fresco di Premio Scerbanenko per Giorgio Pulici e poi Gianluca Arrighi e poi Diego Lama e poi Riccardo Landini. Io sono beata tra gli uomini e sono contenta di questo. Se avete voglia di regalare come dire, un libro che lascerà delle emozioni differenti perché le voci letterarie sono differenti, allora magari io vi consiglio di farlo trovare sotto l'albero. Tra l'altro è proprio insomma in tema Natale Rosso Sangue, edizione 100 autori. Letizia Vicidomini vi aspetta nei prossimi appuntamenti e vi bacia uno per uno. Sapete che il blog Giallo e Cucina è nel mio cuore, tra poco ricominceremo anche le nostre belle interviste radiofoniche e quindi continuate a seguirci, continuate a stare con noi. Intanto però mi raccomando, datemi i feedback di questa piccola antologia che io insomma vi consiglio e della quale sono molto molto orgogliosa. Quindi un bacio a tutti, buon Natale e felice anno nuovo. A presto!